Leave my home, lascia casa mia, con il band Bel Su di Giri, venerdì sera. Dillo la verità, stiamo anche facendo un altro paio di showcase, uno a Milano il 17 al Shocking e l'altro faremo a Roma al Classico, penso ecco, che sarà il 19. Ci sarò anch'io sicuramente, per cui chiunque voglia arrivare da quelle parti, a Milano il 17, credo era il 17, sì, al Shocking sì. E a Roma al Classico, non manchi l'appuntamento. Fa molto piacere. WhatsApp, due parole brevissime sul titolo, Rick, come mai questo titolo? WhatsApp, che c'è? WhatsApp, sono le ultime parole che canto nell'ultima canzone? Che è una piccola canzone dedicata to a friend, per un amico, e unicamente una richiesta per il dialogo. Sai, quando uno ha qualcosa, un problema dentro, e dici, ma che c'è? What's up? Tutto lì. Ok, adesso, visto che poi diamo comunque la precedenza alla musica, ci vediamo un altro pezzo dal vivo, che è tra l'altro uno dei pezzi da me preferiti del tuo album. Ok. Che si chiama Give Me Direction. Give Me Direction, vai. I'm a freak now, baby. Give me a reason. Keep going on. Got me out of your mess, baby. No more alone. You know, seems a crime. Lots of drugs for a waste of time. Meeting someone just as you. The strength of need. Due parole sul disco. Uno, comprando il disco di Rick Hutton, che tipo di musica, che tipo di suoni, che tipo di atmosfere ci trova dentro? Ci trova dentro. Well, è molto la storia di rhythm and blues and soul, I think, sì. You know? I mean, sono 20 anni che ascolto, you know, Stevie Winwood, Van Morrison, cose così, dai miei vecchi tempi. E poi sono ultimamente lavorando a video music, you know, 5 anni che ascolto In Excess, Simply Red e altre cose che sono a me, sono state molto producenti alla fine degli anni 80. Quindi ho cercato di un po' sposare queste due cose. Ok. You know? Senti, un'altra domanda, prima di vedere un altro brano dal vivo che è
un altro dei miei brani preferiti. E l'ho pagato! L'ho pagato bene, mi ha pagato bene dopo mi dà la segnala fine. Dicevo, com'è stare dall'altra parte, Rick? Cioè, una volta tanto essere intervistato e non intervistare. Io non sono lì a dire, lei conta, sì, è vero. È molto più bello. È molto più rilassante. Sì, eh? Sì, sì. Non devi pensare a tutte le domande da fare prima. Cervellarmi, che cavolo le chiedo ora? Bisogna continuare in altre ore. Io invece devi chiedere me. Simpatico poi. Ok, ci vediamo adesso un altro brano lento, che ripeto, è un altro dei miei brani preferiti, mi piace davvero tanto. Due parole su questo brano, giusto per presentarlo, un piccolo calabrone che vola qua e là. Bravo Calabroni. Sì. Lonely è il titolo, questo l'ho scritto alle 3 di mattina, quando avevo insonnia, un problema che mi capita piuttosto spesso, che andando su e giù per il corridoio. Sì. L'idea, che solitudine è strano, uno pensa disparato, Dio, buono, non c'è nessuno, non c'ho nessun collegamento, nessuna amicizia, niente, che nero è il mondo. E il buffo è che secondo me ognuno di noi si casca nella stessa... Nella stessa trappola. Quindi lonely, ma forse no. In fondo siamo tutti uguali. All the same. Lonely. It's a guy.